Mister Marco Mariotti, partenza col botto del suo Carbonia, un 2-0 abbastanza netto forse sul campo, nonostante l'inferiorità numerica. Che impressioni lascia questa gara? Beh, l'impressione è che alla vigilia non lo sarei mai aspettato, no? Al cospetto di una delle grandi favorite del campionato. Poi un primo tempo intelligente il nostro, dove abbiamo aspettato, abbiamo colpito al momento opportuno, abbiamo chiuso 2-0, peccato per l'espulsione un po' stupida all'ultimo minuto, all'ultima azione del primo tempo, che ha condizionato un po' il secondo tempo in quanto abbiamo lasciato campo, no? Lasciato la campo, però poi io sono rimasto no colpito, sbalordito dai ragazzi, hanno fatto il secondo tempo di un'importanza unica. Non hanno mai concesso niente, erano proprio messi bene, concedevano poco e niente, abbiamo concesso 3-4 calci d'angolo, ma niente più, un paio di punizioni da limite, ma è stata una squadra veramente che mi ha impressionato come personalità, non me l'aspettavo assolutamente. Ecco, per Mariotti sicuramente quella alla Torre è una sfida particolare, visto l'anno scorso, forse una vittoria anche da un gusto più saporito. No, no, assolutamente no. Io a Sassari con la Torres sono stato benissimo, un anno bellissimo, poi si è chiuso con una parentesi un po' così, ma però quando ho visto il presidente, ho salutato il presidente e il direttore perché non posso dimenticare l'anno bello che ho passato, no? E gli uomini non dimenticano mai quello che hanno avuto da una città, io non posso. Poi ci sono stati 90 minuti da avversari, ma mai da nemici, e dove penso che il Carbonia ha legittimato e ha meritato la vittoria. Ecco, chiudendo con un pensiero anche al futuro, cosa manca a questo Carbonia e che Carbonia si aspetta già dalla Niente, prossima? non manca niente. Manca che dobbiamo recuperare Cappai, manca che dobbiamo tesserare in settimana su Baremo 6 e dovremo recuperare Tetè. Domenica all'Anusei andremo anche senza Piredda e dovremo fare un'altra dimostrazione di grande cuore e grande personalità. Dopodiché recupereremo tutti e dovremo essere quelli che siamo stati specialmente il secondo tempo. Prima il cuore, la grinta e poi tutto il resto.